Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi si torna in Vietnam per preparare un piatto classico della tradizione di questo paese, che viene comunemente consumato dai vietnamiti per strada come uno street food. Sto parlando del maiale al caramello o thịt khô in vietnamita, una pietanza nella quale la carne di maiale grassa viene cotta dolcemente in una salsa a base di zucchero e salsa di soia. Questo tradizionale piatto vietnamita lo troverete veramente ovunque e, essendo molto economico, è consumato praticamente tutti i giorni dalla popolazione vietnamita. Ne esiste anche una versione con le uova sode integrate al piatto durante la cottura, che viene comunemente utilizzato per il capodanno vietnamita, quindi è più un piatto per le feste. State allegri, gli ingredienti questa volta sono facili da reperire e la ricetta veramente basica da preparare. Andiamo a vedere tutto quello che ci occorre e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per il maiale caramellato ci serviranno 500 g di coppa o pancetta di maiale, 2 scalogni, 1 spicchio d'aglio, 2 cucchiaini di salsa di pesce, 30 ml di salsa di soia, 50 g di zucchero di palma o di canna, mezzo cucchiaino di polvere 5 spezie, 2 pezzi di anice stellato, 110 ml d'acqua e 3 cucchiai di olio di semi. Per il riso all'aglio ci serviranno 180 g di riso jasmine e 2 spicchi d'aglio tritati. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta, che divideremo in 4 fasi: la preparazione del riso, la preparazione degli ingredienti, la cottura della carne e, per finire, ovviamente, l'impiattamento. Per cominciare, mettiamo il riso in una bacinella, aggiungiamo acqua fredda, mescoliamo bene per togliere l'amido in eccesso, eliminiamo l'acqua e ripetiamo le operazioni per altre 3-4 volte. Una volta posizionato il riso lavato nella cuociriso, aggiungiamo l'aglio tritato e 200 ml d'acqua. Mescoliamo bene in modo che l'acqua ricopra tutti gli ingredienti, quindi chiudiamo e lanciamo la cottura. Ci vorranno 15-20 minuti affinché il riso sia pronto. Passato questo tempo, apriamo il coperchio. Mescoliamo il riso in modo da separarne i grani, quindi chiudiamo e lasciamo al caldo fino al momento dell'impiattamento. Tagliamo la carne di maiale a fette spesse e quindi in pezzi grossi, in modo da ottenere dei quadrati irregolari di queste dimensioni. Mettiamo quindi la carne in una bacinella e aggiungiamo la salsa di pesce, mescolando bene il tutto con le mani. Una volta fatto, riserviamo a parte. Tagliamo in due gli scalogni e affettiamoli sottilmente. Una volta fatto, riserviamo a parte. Schiacciamo lo spicchio d'aglio con la parte piatta del coltello. Quindi affettiamolo e tritiamolo finemente. Una volta fatto, riserviamo a parte. Scaldiamo bene il wok e versiamo 2/3 del nostro olio. Una volta ben caldo, aggiungiamo metà della carne e, mescolandola, rosoliamola bene. Dopo qualche minuto, quando la carne sarà ben dorata, scoliamola a parte. Aggiungiamo quindi la restante e ripetiamo le operazioni precedenti. Quando tutto il maiale sarà ben colorato, riserviamolo a parte. Scaldiamo ora una cocotte e versiamo il restante olio. Una volta caldo, aggiungiamo lo scalogno affettato, l'aglio tritato e, mescolandoli, cuciniamoli per qualche minuto, magari aggiungendo 2 cucchiai di acqua se colorano troppo velocemente. Una volta i due ingredienti ben stufati, aggiungiamo la carne e, mescolando, continuiamo la cottura per 30 secondi. Aggiungiamo quindi lo zucchero, la salsa di soia, le 5 spezie, l'anice stellato e mescoliamo bene per far fondere lo zucchero. Una volta fatto, aggiungiamo l'acqua, mescoliamo bene tutti gli ingredienti e portiamo a bollore. Quando il liquido comincia a bollire, mettiamo la fiamma al minimo, copriamo e lasciamo stufare dolcemente per un'ora, mescolando di tanto in tanto. Passato questo tempo, togliamo il coperchio. La salsa sarà molto ridotta e la carne brillante e estremamente tenera. Prepariamoci quindi per l'impiattamento. Ed eccoci, come al solito, arrivati al momento dell'impiattamento. Dopo aver decorato il piatto con una bella composizione vegetale, aggiungiamo il riso. Uniamo anche la carne e, per finire, versiamo un po' di salsa. Il nostro maiale al caramello è pronto ad essere degustato. Hannong Mien!
Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche la ricetta del maiale caramellato alla vietnamita, questo piatto tradizionale, semplicissimo da fare. Come avete visto, in circa poco più di un'ora il piatto è pronto da mangiare e se seguite le mie indicazioni è veramente infallibile. Potete accompagnare questa pietanza con del riso, come ho fatto io e come tradizionalmente si fa, ma potete sostituirla anche con dei noodles, per esempio. La decorazione vegetale non è chiaramente necessaria, io l'ho fatta solamente per ravvivare un pochino i colori del piatto che altrimenti erano un attimino scuri. Ho solamente un piccolo consiglio da darvi: se utilizzate dello zucchero di canna al posto dello zucchero di palma, che è più difficile da trovare, utilizzatene un attimino meno perché è più dolcificante, quindi sappiatevi regolare. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food, mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, fatelo subito, iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io la prossima settimana, come al solito, sarò sempre qui per voi con una nuova ricetta. Ciao a tutti!